Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Oggi per fare una ricetta semplicissima, una pasta pomodoro e basilico. Questo perché noto che nei commenti su Facebook o nei forum ci sono persone che hanno appunto il Magic Cooker e non riescono ad utilizzarlo perché la pasta gli si scuoce, perché non viene bene, perché c'è anche una questione di mentalità. Allora, comunque, per questa ricetta sto utilizzando 200 g di pennette, circa 12 pomodori di questo tipo, che fanno circa mezzo chilo, del basilico, 50 g di cipolla, sale, 2 bicchieri di acqua e dell'olio. Allora, procediamo. Andiamo a mettere l'olio nella casseruola, alziamo la fiamma, aggiungiamo la cipolla, copriamo con Magic Cooker e facciamo appassire per 2 minuti. Allora, 2 minuti passati, abbasso un pochino il fuoco, scopro, aggiungo il pomodoro tagliato a pezzettoni e un pizzico di sale, do una girata, copro con Magic Cooker e proseguo per 1 minuto la cottura. Il minuto è passato, alzo la fiamma e non mi resta che aggiungere la pasta. 2 bicchieri di acqua, un pochino di basilico e un pochino di sale sopra. Giriamo, bagniamo bene la pasta, copriamo con Magic Cooker e facciamo partire 9 minuti di tempo. Inizialmente il primo minuto a fiamma alta e dopo possiamo anche abbassare un pochino la fiamma. Tenete presente che sul pacco di questa pasta la cottura è di 11 minuti. Tempo scaduto, andiamo a controllare. Giriamo. A questo punto, volendo, possiamo aggiungere un pochino d'acqua, perché un pochino si è ritirata. Quindi giriamo ancora. Mettiamo sopra un altro pochino di basilico. Copriamo con Magic Cooker. Spegniamo il fuoco e lasciamolo riposare 1 minuto. Ecco qua, passato 1 minuto possiamo scoprire, controlliamo che il liquido di cottura non sia eccessivo. Se fosse eccessivo possiamo lasciare coperto ancora per un altro minuto che se lo assorbe piano piano la pasta. Adesso ce la impiattiamo subito. Un pochino di basilico ed ecco qui pronta in pochissimo tempo la nostra pasta pomodoro e basilico, semplicissima. La cosa che vi invito a fare è provare, perché logicamente il contenuto di acqua può differire a seconda del tipo di pasta. Se usate una pasta fresca basta ad esempio 1/2 bicchiere di acqua per 100 g. In genere per la pasta secca è 1 bicchiere di carta per 100 grammi. Se poi durante la cottura, durante un'ispezione che potete fare dopo 5 minuti di cottura, notate che l'acqua sia scarsa, potete comunque aggiungerla durante la cottura. Grazie a tutti per avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta e prossimamente vedremo qualche altro piatto base semplice. Ciao!